Sono anche loro molto leggere, però, molto leggere. Tac, questo può essere messo così e insomma abbiamo fatto il nostro kit da gaming di Hexa. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua nel mio canale YouTube. Beh, oggi andiamo a fare un unboxing, ho un po' di pacchettini qua ad aprire. E vi dico la sincera verità, ho detto sì ad un po' di aziende di mandarmi un po' di loro prodotti, che poi sapete, alcuni li provo, altri vanno nella scatola, nel baule del dimenticatoio, ma andiamo da vedere innanzitutto cosa mi è arrivato. Allora, partiamo da questo pacchettino che mi arriva da Amazon e allora andiamo a vedere cosa c'è qui all'interno. Dovrebbero esserci delle cuffie, questo in realtà è l'unico che mi ricordo. Ed eccole qua, sì, sono delle cuffie P1 e non mi ricordo esattamente l'azienda, ma dovrebbe essere Aois o qualcosa del genere. E andiamo a vedere un po' come sono fatte queste cuffie Bluetooth. E lo sapete, quando mi arrivano cuffie Bluetooth in realtà io sono sempre contento perché mi piace provarle, mi piace testarle. Ma soprattutto in questo caso, ragazzi, sapete che andremo a fare anche la prova sul mio monoruota. Però vediamo un po' come sono fatte. Scatolina classica, comunque, lasciamo un attimo da parte queste. E qua all'interno troviamo ovviamente niente. E da quest'altra parte, invece, probabilmente si sono trasferiti di là durante il trasporto, perché qua ci sono i classici gommini. È stato complicatissimo, ma ce l'ho fatta, ho ridotto in poltiglie la confezione. Comunque sì, confermo che ci sono altre due gommini, altre due serie di gommini, oltre a quelli che già troviamo di standard, applicati ovviamente. Mentre da questo lato, da quest'altro lato della confezione, troviamo invece il cavo di ricarica, semplicemente, ma è Type-C. Ovviamente, molto bene questa cosa. Allora, mettiamo da parte un attimo la confezione. Ovviamente c'è anche il manualetto di istruzioni. Mi sembra che sia in tante lingue, quindi sono abbastanza certo che ci sia anche l'italiano. Effettivamente è in ultima posizione l'italiano. Eccole qua, andiamo a vedere le nostre cuffiette che già si sono illuminate, ragazzi. Sono tamarrissime queste cuffiette. Lo vedo già che sono tamarrissime. Eccole qua, queste sono le cuffiette che mi sono arrivate, le ultime sono trasparenti, probabilmente ne avrete già viste altre su questo canale fatte in questo modo, di trasparenti. Vediamo se riesco a farle illuminare, no, forse devo proprio aprirle. Eccole qua, guardate che si sono illuminate sul fianco e niente, qua c'è la ricarica di tipo C. Adesso andiamo a fare un primo abbinamento veloce che vado ad ascoltare un attimo, a capire come si sente con queste cuffiette. Intanto devo dire l'indossabilità mi sembra ottima, veramente ottima, stanno bene, non danno fastidio. Ovviamente bisognerebbe provarle per ore. Comunque adesso hanno detto che stanno aspettando l'abbinamento. Eccole qua, P1 per chiamate e allora sapete cosa c'è? Andiamo a fare come al solito una prova al volo ascoltando una canzone. Ok ragazzi, ho fatto un primo test velocissimo di queste cuffiette e devo dire che sono veramente veramente approvate, almeno a livello musicale. Si sente molto molto bene, mi sono piaciute tanto, veramente non dovrebbero costare nemmeno tanto, circa una ventina di euro. Per quello che costano, ragazzi, consigliate, ma aspettate lì che adesso vi aggiungo il pezzetto di test fatto sul monoruota e quindi in conversazione in chiamata con loro. Ma passiamo, detto questo, al prossimo pacchetto. Allora, tu stai registrando? Sì, perché ho sentito prima. Allora, cioè, sono delle cuffie P1. Tanto grazie Diego di Cose Cinesi che mi sta supportando. Oh, Diego, come mi stai sentendo adesso? Sento un po' di fruscio, però la voce è distinguibile. Adesso sei in corsa, mi pare. Sì, adesso sto andando pianino perché sto andando a circa 10 km orari. Allora, vediamo di accelerare un attimo. Adesso mi porto verso i 20-22. Adesso sono a 20 km orari, come stai sentendo? C'è un po' di disturbo, però ti sento, cioè la voce è capibile, non è un problema. Oh, bene, bene, dai. Ma Ok, c'è allora. qualche sorta di riduzione del rumore, qualcosa?
Ma in teoria no, dovrebbero essere delle cuffie abbastanza basiche, P1 si chiamano, non mi ricordo più la marca, Oisa, Choisa. Prossimo pacchetto, eccolo qua, è arrivato con Poste Italiane, ma a giudicare dalla confezione, secondo me siamo da store cinesi. Allora, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Proprio non mi ricordo qua cosa potrebbe esserci. Ah, questo è un caricatore di Ace Fast che mi aveva promesso ancora un po' di tempo fa, ma che è arrivato adesso. Ottimo caricatore, ragazzi, con tecnologia GaN, ma questo, adesso mi ricordo, questo ha una particolarità, veramente unico questo caricatore. Adesso vi mostro per bene di cosa stiamo parlando, perché ragazzi, tanta roba qui. Allora, andiamo ad aprire. Sì, questo è un caricatore, ragazzi, fenomenale. Fenomenale davvero. Intanto bello pesantuccio. Perché è fenomenale? Ragazzi, guardate qua, c'è un'uscita video 4K, oltre che HD, e power delivery a 65 watt. Spero che riusciate a vederlo bene dalla fotocamera superiore. 65 watt. Eccolo qua, un caricatore, così cercate di capire anche le sue dimensioni. Ma come vi dicevo, anche l'uscita video. Quindi cosa ci potete fare? Beh, lo vedete qua. Praticamente potete utilizzarlo come un hub. Fantastico. Cioè, voi potete collegare, per esempio, il vostro telefono, l'uscita USB-C del vostro telefono, e sfruttarlo per proiettare quindi la modalità desktop, diciamo, che magari avete sul vostro Samsung, per esempio sull'S22. Quasi quasi, se riesco, vi aggiungo un paio di immagini per farvi vedere anche come funziona. Io ve lo dico, quello, questo qua, veramente questo aggeggino qua, vediamo se riesco a farlo mettere a fuoco. Questo aggeggino qua è veramente una roba fenomenale. Veramente, se avete uno smartphone che permette l'uscita video e ha una modalità desktop come i Samsung, ragazzi, compratelo, perché credetemi che non ne farete a meno. Ace Fast è il brand. Questo è il cavetto che è incluso. Io adesso vi faccio vedere. Vado a collegare praticamente la Type-C con il cavetto che è incluso. Vado a collegare il mio telefono, eccolo qua, S22, che ho recensito da poco. Trovate naturalmente il link qua sopra. E vado a staccare il mini PC, HDMI. L'HDMI vado a collegarla all'HDMI che è presente praticamente caricatore. Eccolo qua, adesso l'ho collegata. E automaticamente dal telefono vedete che parte la modalità desktop. Samsung DeX è partita, eccezionale. E voi quindi in un attimo, tac, avete la modalità DeX all'interno del vostro monitor. Potete utilizzare un monitor, una smart TV, quello che volete. Avete anche un'uscita USB da qua che, volendo, potete collegare il mouse. Eccolo qua. Io adesso vado a collegare il mouse sull'altra USB che c'è, e voilà, ho automaticamente il mouse all'interno. Aspetta, abbassiamo la velocità del puntatore. E voilà, col mouse potete andarvi a gestire praticamente il vostro bel prodottino. Ragazzi, veramente eccezionale questo aggeggio. Se, ripeto, se avete uno smartphone con DeX, con l'uscita DeX, compratela perché vale assolutamente la pena. Cosa vi devo dire? Guardatevi il link qua sotto in descrizione, non mi ricordo cosa costa, ma se a memoria costa meno di 30-40 euro, ne vale la pena perché avete tutto in uno. Passiamo al prossimo pacchettino. Prossimo pacchettino, eccolo qua, arriva anche lui da Amazon. Andiamo a utilizzare l'apertura facilitata. Eccolo qua. Ah sì, questa è Hexa, che è un'azienda che fa prodotti da gaming. Ho già testato un loro prodotto che era un caricatore wireless con MagSafe, ma questa volta mi ha mandato un mouse da gaming, che è la prima volta che vedo un loro prodotto di questa tipologia. E niente, voglio andarlo un attimo a vedere meglio. Purtroppo ho distrutto la confezione, ma non importa. Allora, andiamo a vedere com'è questo mouse da gaming. Classico cavettone, molto
robusto in tela. Allora lascio un attimo qua questo ed eccolo qua, mouse da gaming. Come vi dicevo, c'è il cavo in tela molto resistente, l'uscita ovviamente è classico, bello, guardate questo dettaglio del viola che va a riprendere un po' tutto il colore del brand, molto bene. Questo è il mouse di per sé, leggero, abbiamo i due pulsantini qua, lo scorrimento che mi dà un ottimo feedback, c'è anche diciamo è anche cliccabile, molto bene. Abbiamo altri due pulsanti qui sul fianco e un ulteriore pulsante qua sotto, che quindi saranno tutti personalizzabili. Allora, ho provato per circa un giorno questo mouse che vi ho appena fatto vedere nell'unboxing e allora mi è piaciuto tanto perché è leggero e dopo ha una serie di funzioni interessanti, a parte che vedete tutti i vari LED che si illuminano di fianco frontalmente, poi voi ogni volta che andate a premere sul pulsante qua lui comunque dà dei responsi, continua a cambiare colore. Buono anche lo scorrimento con la rotellina, bella, da una bella sensazione. I due pulsantini che vedete qua sopra servono a cambiare la velocità con cui si va a muovere il mouse. Provo a farvelo vedere direttamente da qua, spero che si riesca a vedere dalla fotocamera, diciamo, frontale. Adesso qua vedete il mouse, magari ve lo ingrandisco. Se io vado a premere più, però il mouse si muove molto più velocemente, in modo molto più reattivo. Se invece premo meno lui rallenta. Ecco, cosa interessante, se andate a premere il pulsantino questo qua rosso, il mouse improvvisamente rallenta in modo importante. Questo è particolarmente utile quando andate a fare giochi di ruolo, quelle cose lì, insomma, che io non gioco, però se dovete puntare in modo preciso voi premete il tastino che è messo qua e tutto rallenta. Per il resto ok, buona l'integrazione con il software di Windows, perché premendo il pulsantino che invece posto qua, uno dei due sul fianco, vedete che io torno indietro nella menu, nella finestra, insomma, che avevo. Quindi, insomma, devo dire mouse da gaming che è approvato, vi lascio, eccolo qua, il brand e il marchio, sotto naturalmente il link per l'acquisto. Ma andiamo ad aprire l'ultimo pacchettino ed eccoci qua ragazzi, ultimo pacchettino, arriva anche questo da Amazon. Andiamo a vedere un po' cosa c'è all'interno. È un po' più grande degli altri e boh, sono sorpreso, perché vediamo cosa mi è arrivato. Ah, eccolo qua, sempre da Hexa, purtroppo anche un po' rovinato andando a tagliare, ma sono le loro cuffie da gaming. Cuffie da gaming, quindi insomma un unboxing direi targato Hexa a questo punto. Cuffie da gaming e sì, vediamo anzi qua, prima di aprire le caratteristiche principali, abbiamo un driver da ben 50 mm, la frequenza e range è da 20 Hz a 20 kHz, quindi non è male, una buona sensibilità anche, e direi che qua abbiamo tutto. Sono ovviamente con il cavo, quindi è, diciamo, insieme al mouse fanno un kit completo per i videogiocatori. Andiamo a vedere un po' però come sono fatte, la qualità costruttiva e tutto quanto. Intanto molto bene che ci sia una confezione per il trasporto. Qua abbiamo, vediamo cosa c'è. Ah, qui c'è anche il necessario che è collegato insieme, praticamente questo è il microfono che quindi volendo potete utilizzarlo anche per appunto lo streaming, per chiamare. Ci sono cavi di vario tipo, ovviamente c'è il 3,5 mm per la connessione. Abbiamo anche da USB classico a Type-C, quindi questo significa che essenzialmente lei è anche Type-C. E andiamo a vedere un attimo però le cuffie, guardate che confezione però spettacolare. Ed eccoli qua, sono i cuffiotti classici proprio da gaming e tutto sommato mi sembra che siano molto comodi, molto morbidi i padiglioni qua, guardate che morbidi che sono. Ovviamente abbiamo scritto qua sul fianco right and left, quindi il posizionamento, che nel mio caso è così. Bello la connessione, quindi come viene trasmessa la musica con questi due porcellini, come li chiamo io. E niente, qua sul fianco abbiamo l'ingresso che, come vi dicevo, è Type-C. Qua abbiamo anche l'ingresso per il microfono, quindi questo qua ci può essere collegato quello per il microfono, che è, eccolo qua, è questo qua.
una volta messo qua, lui può, tac, benissimo, essere utilizzato appunto come microfono. Abbiamo un'uscita per evidentemente delle ulteriori cuffie, anzi questo è l'ingresso, no, ho detto una stupidaggine, è l'ingresso per la cuffia. In realtà non sono espertissimo di cuffie da gaming, quindi sarà anche interessante andarlo a provare. Eccolo qua. E qua possiamo andare a escludere il microfono e abbiamo la rotellina per il volume. Molto molto particolare, è particolare nel senso è completo come kit, insomma. E quindi andiamo un attimo a provare, ovviamente si possono aggiustare. Sono anche loro molto leggere, però molto leggere. Tac, questo può essere messo così e insomma abbiamo fatto il nostro kit da gaming di Hexa. Sono estremamente comodo, lo sapete che sembra quasi una pelle addosso, anche con gli occhiali loro stanno bene, si sentono bene, proprio si stanno bene. Cuffie, ragazzi, veramente stracomode, sono comodissime da indossare, le ho usate praticamente un giorno intero addosso, non stancano proprio, i padiglioni sono di una comodità, di una leggerezza fenomenali. Qua ovviamente potete regolare il microfono per le conversazioni. Come vi avrò mostrato, abbiamo il pulsantino dedicato per andare a mettere in mute, abbiamo la rotellina per regolare il volume e niente, l'unica cosa che ci tenevo a farvi vedere è praticamente, adesso vado a rimettermi, come si sente la registrazione audio. Adesso vado a collegare il cavetto al mini PC che vi recensirò tra pochi giorni, perché è un mini PC che merita assolutamente. E adesso vado a farvi una registrazione con Audacity. Ok, adesso sto iniziando la registrazione, vedete che la sta registrando con il microfono, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. No, non mette più a fuoco. Comunque ecco, quello che voi adesso state sentendo è in realtà come registra il microfono direttamente di queste cuffie, che io l'ho già ascoltato e sono veramente ottime, quindi ragazzi consigliato. E niente, continuiamo con l'unboxing. Come vi dicevo, è stato un unboxing targato Hexa, che ringrazio di avermi mandato questi prodotti. Fatemi sapere se vi interessano altre cose di questo tipo e noi ci vediamo ad un prossimo contenuto. Un saluto da Daniele Pintus.